direttamente da Roma, uno dei king di Roma, il grande Noiz Narcos. Buonasera. Bella, frate. E poi arriviamo a Napoli, lui è famoso, ma è da Roma Noiz Narcos, perché nell'hip hop, nel rap, è molto importante da dove provieni, anche la città, infatti loro, Straight Outta Compton, cioè loro erano molto contenti di dire che venivano da Compton. E voi invece, ragazze? Noice. L'avete visto il film? Mi è piaciuto? Come no? Sì, sì, l'abbiamo visto insieme, tra l'altro, e sì, fatto molto bene, film fighissimo, niente da dire, un film... Ma Noice, quanti anni c'avevi quando c'erano gli NWA? Io, quando è uscito Straight Outta Compton nel disco, c'avevo 9 anni, perché è uscito nell'88, quindi stavo alle scuole elementari. Quindi in realtà l'hai conosciuto poi dopo, no? L'ho conosciuto dopo, sì, chiaramente. Ho conosciuto prima in realtà Dre, credo col Chronic, e poi andando indietro ho cominciato a sentire la roba vecchia. Anche perché a Roma si sentiva molto più comunque all'inizio la roba di New York, più quella roba di... E Clementino invece? È che te sei giovane. Sì, no, io sono perfettamente d'accordo. Invece è possibile, Noyce, è possibile, Noyce, fare... In Italia, fuck the police, secondo sì, te? Tranquillamente, anche giusto per quello che... Lo sapevo che facevi la domanda difficile. Guarda, e quindi vabbè, continua, prego. Perché è possibile, ormai... credo che sia anche stato fatto da qualche posse, forse. Riprendi dalla stessa sostanza, dallo stesso... Beh, il rap c'ha questa peculiarità che comunque puoi parlare più o meno di tutto quello di cui non parla il resto della musica, quindi forse è per questo motivo che piace a tutti più o meno, cioè molte persone che ascoltano altri generi musicali, comunque il pezzo rap, intanto ti stiamo vedendo qua, il rap come genere, capito. Piace a tutti perché comunque è una cosa nuova che parla di altro, di solito la musica in Italia parla solo d'amore per lo più. Sì, però c'è il melo in Italia, invece quindi, il rap cambia il modo di vedere il rap le cose. Ti dà questa possibilità e soprattutto dà la possibilità a uno che non è né un cantante che sa cantare né una persona, ma un mister chiunque. Beh, il rap è meritocratico su quello che hai da dire, se tu hai qualcosa di importante da dire, esatto. Il rap ti dà la possibilità di non diventare in tutti il i migliore. Casi, tante volte pure chi non c'ha niente da dire. Sì, comincia fa strada. Invece qual è il vostro stile? Come lo definireste? Fatta a uscire da Compton. In realtà il nero americano, il rapper americano, più guadagna, più fa soldi e più è rispettato. Guarda Dr. Dre, guarda... In Italia? Anche in Italia, comunque, in certi ambienti. Anche in Italia. Allora, però in realtà in Italia è partito differente.